Gian Maria Potenza, quest'opera è una delle sue ultime creazioni? Sì, questo qui è uno studio per la fiamma olimpica delle Olimpiadi del 2016. E dovrebbe essere fatto, all'altezza totale dovrebbe essere di 7 metri, in cortein, ferro cortein, in acciaio cortein, e con i dischi smaltati, poi sabbiati, zincati e smaltati. Questa in che materiale è fatta? Questo qui invece è il bozzetto, è fatto con il legno, con il polistirolo, con vari materiali che io adopero per fare i bozzetti. Su cosa sta lavorando? Questi qua sono dei modelli delle cipolle. Allora, prima ho fatto questo qui, questo modello qui, che sono piccolo, in scala 3 volte più piccolo, e poi è stato portato 2 volte, e poi adesso lo porto grande, 4-5 volte il piccolo modellino. Questo qui sono il modello in polistirolo,
che poi viene stuccato, viene levigato, viene carteggiato e questo modello viene portato in fonderia. In fonderia poi loro fanno il calco del silicone, dentro il silicone ci mettono la cera, aprono la cera, ci mettono dentro la terra refrattaria, viene tutto quanto un blocco di terra refrattaria, viene portato, viene messo dentro in forno a 1200 gradi, la terra refrattaria si brucia e si cuoce, la cera va persa e al posto della cera viene colato il bronzo. In genere realizza tutti i modelli in polistirolo? No, il modello lo realizzo con il polistirolo, con il legno, faccio sempre cose, cioè mai in polistirolo solo, ma con il legno, con la creta, con la plastilina, con vari materiali. In base a quello che deve realizzare? Sicuramente. Qui dentro vedete che ci sono anche le cose della libreria del mosaico, che sono dei pezzi di mosaico di smalto vetroso che mi fornisce la ditta Orsoni qui di Venezia, che è l'unica ditta che fa il mosaico, l'oro in mosaico, che fornisce ancora la Basilica di San Marco. Per il restauro dei mosaici della Basilica, ma viene fatto con questi mosaici qua. Questa qui è la macchina che taglia il mosaico e poi con questi pezzi vengono incollati, vengono messi, inseriti dentro su un letto di cemento e vengono attaccati. Gianmaria Potenza, pittore, scultore, mosaicista veneziano, come nascono le sue opere? Allora, io dico sempre che intanto io lavoro con il cuore. C'è il cervello che porta avanti un discorso, eccetera, ma soprattutto mi vengono fuori dal cuore. Io mi metto nel soppalco di questo studio, e con una matita, con una penna, con un gessetto, e incomincio a schizzare, incomincio a fare delle idee. Che cose idee? Per esempio mi viene l'idea, adesso per esempio sto facendo tutto il discorso della verdura, e allora ho preso dei porri, ho preso delle varie insalate, delle cipolle, e ho incominciato a studiarle, vedere, staccarle, e disegnarle. Una volta che io ho fatto questo disegno, lo porto, vado di là nella parte dove realizzo questi bozzetti, assieme al mio assistente incominciamo a vedere come più alto, più basso, più storto, più dritto, eccetera, e vediamo, lui incomincia a fare, il mio assistente incomincia a prendere dei pezzi di legno o del polistirolo, eccetera, e incominciamo a fare questi modelli e avanti così. In quanto tempo mediamente viene realizzata un'opera, se c'è un tempo? Non si può calcolare, cioè io non lavoro solo su un'opera, ma quando inizio faccio 4, 5, 6 opere, lavori assieme, perciò comunque un'opera a me porta via circa un mese e mezzo, finito. Dove è iniziata e come si è sviluppata la sua formazione artistica? Allora io ho incominciato tanto a 8-9 anni sporcare le cose. Devo dire che io ho avuto da parte di mio padre uno zio molto bravo, Primo Potenza, pittore, soprattutto molto bravo come ritrattista. E poi dalla parte della mamma ho avuto uno zio, un fratello di mia mamma, Ennio Pettenello, uno scultore bravissimo che ha lavorato molto in Francia, a Parigi,
e anche qui in Italia, eccetera. E da bambino io ho appreso queste varie, andavo dallo studio di Primo Potenza, andavo da Ennio Petenello quando veniva qui a Venezia e vedevo queste cose qui. Poi ho incominciato a 10 anni, sono andato alla scuola d'arte, all'Istituto d'Arte a Venezia, e là ho avuto la fortuna di diventare il prediletto di direttore della scuola, un certo personaggio stupendo, Giorgio Venter Marini, un architetto e pittore, amico di De Pero, amico di De Pisis, un personaggio molto, molto, molto un genio, e il quale mi ha permesso nella scuola, nell'Istituto d'Arte, di poter entrare a fare tutte le pratiche delle varie sezioni. Cioè io andavo da questo Venter Marini e dicevo: professore, io oggi vorrei fare ceramica. Lui mi faceva un foglietto e io andavo nella sezione della ceramica e imparavo a fare la ceramica. Poi oggi voglio fare il vetro inciso, andavo a fare il vetro inciso, voglio fare il ferro battuto, la tessitura. Dopo 8 anni sono uscito che avevo tutto quanto un'idea, un'infarinatura delle varie tecniche delle. E poi a 19 anni, quando ho finito, ho incominciato a aprire il mio studio e piano avanti, con gli architetti, un po' alla volta. Si può dire che lei sia nato artista a 360 gradi? Sì, cioè praticamente io so adoperare un po' tutte le tecniche e uso tutte le tecniche possibili e immaginari per fare far l'arte, dal mosaico, dal bronzo, dal legno lavorato in un certo modo, dal vetro. Io il vetro l'ho lavorato, cioè lo conosco molto bene perché negli anni 60 ho aperto una vetreria che è la vetreria La Murina. E la vetreria era mia, e il nome l'ha data mia moglie, La Murina, perciò il vetro l'ho lavorato, cioè l'ho disegnato soprattutto, non lavorato, perché per soffiare, per lavorare il vetro bisogna avere una tecnica, ma l'ho imparato bene come si lavora, come si fa, e ho fatto parecchi disegni del mosaico con il smalto vetroso, che è il mosaico fatto da questa ditta Orsoni, una ditta vecchissima di Venezia, che è quello che fornisce ancora oggi alla Basilica di San Marco i mosaici per i restauri dei mosaici in Basilica. C'è un materiale al quale si sente particolarmente legato o che comunque le dà maggiori soddisfazioni? Beh, vorrei dire che ma il bronzo, ma non è vero, perché adesso sto lavorando anche con il marmo e mi trovo molto, mi piace molto. Sto realizzando delle porte per una chiesa nel Catanese, delle porte alte 3 metri in marmo, in pietre di Trani, tutte scolpite, tutte lavorate. Ma no, non ho preferenze. Quali sono le tappe più importanti del suo percorso artistico? Beh, da ragazzo ho incominciato, cioè, praticamente io subito, appena finito scuola, io ho incominciato a collaborare e conoscere, ho avuto molta fortuna a conoscere degli architetti molto importanti. Ho conosciuto personaggi da Gio Ponti, a Nervi, a Busi Rivici, a vari architetti italiani importantissimi, e questi mi hanno dato la possibilità di poter già da ragazzo, da 23-24 anni, già, di poter fare delle cose con loro, con i lavori nelle architetture. E ho continuato, io praticamente le tappe mie, vorrei dire che è stato un continuare nel realizzare opere. Ma non posso dire che ho avuto delle tappe che mi hanno portato a una cosa, è stato un po' un crescendo. Quali elementi caratterizzano le sue opere? Beh, allora, come mi chiedono certe volte, qual è il tuo modo di essere, di lavorare, cioè a chi ti ispiri? Io mi ispiro a Potenza. Cioè,
Cioè, è un sistema, cioè, è un po' presuntuoso, ma è vero, cioè, non, è la mia sistema, è un sistema che ho creato, che è mio, che è una cosa. Quando certe volte mi dicono, ma tu sei vicino al discorso di Arnaldo Pomodoro? No, e allora questo è una grande, così mi fanno star male quando mi dicono questa roba qua, perché Arnaldo Pomodoro, fra me e Arnaldo Pomodoro c'è solamente una cosa solo, c'è la luce, quando un bronzo è lucido, ma il lucido non l'ha creato Arnaldo Pomodoro e perciò.